Attention. Music. Experience. Sono Marcello Magliocchi, musicista, improvvisatore. Orgoglioso di partecipare a questa serata organizzata da Carlo Mascolo in occasione del Free For Festival in compagnia di João Pedro Viegas, il mio amico musicista dal Portogallo, col quale siamo in tournée in Italia in questo periodo. Penso che sia stato un ottimo incontro che speriamo che in futuro possa essere di buon accompagnamento per chi ha partecipato e che possa sicuramente essere una delle basi fondanti di progetti culturali simili o attinenti a questa iniziativa. Quando hai l'attenzione volontaria dei ragazzi o comunque di persone che già hanno avuto un approccio musicale, un'infarinatura e praticano già alcuni linguaggi, anche se non proprio attinenti, tutto diventa più facile, ma soprattutto grazie alla loro curiosità e allo stimolo che posso aver dato io nel mio piccolo insieme a João. Praticare l'improvvisazione è anche una palestra di vita per me. Bisognerebbe molto capirsi su cosa si intende per improvvisazione, perché non riguarda soltanto l'ambito musicale, ma riguarda un contatto profondo con te stesso, la vita e la natura, per quello che mi riguarda. Fino agli anni 70, 80, primi anni 90, attraverso il jazz o altre imprese, formazioni, concerti, festival e quant'altro, c'era comunque un background, un contatto, c'era qualcosa, esisteva. Dopodiché c'è stato un abisso, un buio culturale, secondo me, che ha fatto saltare tutta la comunicazione, l'eredità di tante grandi persone e poi artisti e musicisti. E vedo che questo manca oggi. In parte questa comunicazione o comunque diffusione è in mano alle istituzioni, ma anche le istituzioni sono, secondo me, ancora troppo incomplete e troppo indifferenti o incompetenti addirittura. L'improvvisazione che ha bisogno di una pratica è all'origine, se tu vuoi, di tutto quello che ancora oggi viene usato e sfruttato. Non è nient'altro che guardare oltre, lasciarsi emozionare e con le proprie tecniche e conoscenze parlare, dialogare, rispettarsi l'uno con l'altro e quindi essere in armonia con il suono, che è la connessione ultima che si vuole raggiungere. C'è tanto d'Italia, però lo stereotipo vorrebbe che se io fossi nato in Puglia dovrei suonare nella banda. Invece a me piace la musica afroamericana, a me piace la musica del nord del mondo, che poi non ha un nord perché il mondo è una sfera e quando ci giri nord e sud non hanno senso. E non è d'élite proprio perché il pensiero e porsi domande e non semplici risposte, non è d'élite, ma secondo me è una cosa che riguarda noi tutti. Viva il Free Flow Festival e lunga vita a questa iniziativa e a Gravina. Grazie.